Sergio, i mini cuccioli, le quattro stagioni, arriva il film da una serie amatissima dai bambini. Qual è la particolarità di questa storia, che parla appunto a un pubblico molto piccolo con temi anche importanti? Prima di tutto un film, quindi non è una serie di episodi presi e sistemati, ma abbiamo proprio scritto un film appositamente per questa età. Si rivolge a un pubblico di ragazzini molto piccoli, per cui c'è assolutamente la necessità da parte nostra di usare il linguaggio che possa in qualche modo essere compreso. La novità di questo film è che il pubblico può partecipare, anzi è in qualche modo invitato a partecipare attraverso danze, canzoni, indicare nello schermo qualcosa che accade. Quindi questa è la novità di partecipazione attiva del pubblico nei confronti di quello che vedono. Poi si parla di quattro stagioni, quindi è un percorso all'interno delle quattro stagioni, una cosa temporale. I bambini sono abituati a capiscono, comprendono che i fiori nascono in una certa stagione, che il grano, la neve, Natale arriva in una certa stagione. Sappiamo per esempio che adesso alcuni bambini pensano che alcune cose crescano nei scaffali dei supermercati, e questo è un tentativo di in qualche modo aiutare questa comprensione. Come si affronta appunto una storia o un cartone animato dedicato ai bambini? Penso proprio al linguaggio, all'aiuto che voi potete cercare, no? Per costruire il linguaggio corretto, il linguaggio adatto, ma anche i disegni stessi, no? Che comunicano in un determinato modo. Ma i disegni sono estremamente semplici perché devono essere immediatamente riconoscibili da parte dei bambini. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di prendere sei caratteri di personaggi, quindi il coniglio, il cilindro che è accanto a me, poi altri cinque, che vanno a identificare alcuni momenti particolari del carattere di un bambino. Per cui il cilindro rappresenta l'atletica, però il bambino atletico che però ogni tanto non riesce a superare quelle che sono le sue difficoltà, dei problemi proprio nel cercare di essere attento a quello che gli accade. Cioè il bambino che invece passa il suo tempo a leggere, e in questo caso c'è proprio il problema invece che magari da un punto di vista fisico è così, ha qualche difficoltà. Poi c'è il coraggio, c'è la bambina che in qualche modo diva, la papera, che in qualche modo cerca di seguire quelle che sono le mode, e questo aiuta i bambini a riconoscersi e eventualmente a rifiutare o insomma ad essere critici tra virgolette in base a quello che accade. Poi ovviamente noi siamo degli attori di teatro per bambini, per cui siamo molto attenti, proviamo le cose prima e quindi siamo in grado di capire esattamente se il linguaggio che stiamo utilizzando è idoneo o no all'età, tenendo conto che chiaramente abbiamo a che fare con una crescita, uno sviluppo di concetti che è velocissimo e che in qualche modo crea, cioè, un continuo aggiornare di quello che facciamo. Il tuo personaggio preferito? Cilindro, perché lui si scrive da solo, perché rappresenta un po' quelle cose che tu non sei in grado di fare, vorresti fare, e a un certo punto tutto si evolve in una cosa molto curiosa e lui ne esce sempre, come si dice, in piedi, ecco. I mini cuccioli, i bambini le devono vedere con i grandi oppure totalmente da soli, liberi di seguire, no, la loro fantasia e il loro viaggio? Beh, insomma, la risposta corretta richiederebbe che venissero visti con i genitori. Noi cerchiamo, sappiamo benissimo che questo è difficilmente possibile, quindi cerchiamo in qualche modo di far sì che tutto ciò che loro vedono sia immediatamente comprensibile, quindi che non ci sia il bisogno di un affacciarsi a quello che vedono attraverso un pubblico adulto. Però insomma stiamo proprio attenti a questo, perché sappiamo che oggi i genitori difficilmente trovano il tempo per guardare i cartoni animati con i loro bambini, e quindi prestiamo attenzione a questo. Ciao Cilindro, saluta. Là, devi salutare là.